Beh, la gente ragazzi, qui Jaywer e oggi sono qua col ottavo episodio di Undertale. Beh, oggi ho notato due cose, che siamo molto vicini ai 30 iscritti, quindi per favore ragazzi iscrivetevi e vi ringrazio. Ma ricordatevi che dobbiamo ancora arrivare ai 69. E beh, sapete, questo video ha raggiunto 103 visual. E se tu hai la possibilità di essere il 104esimo a guardare questo video, lascia un commento. E beh, detto questo, godetevi il video. Ragazzi, rieccoci qui a Waterfall. Oh, e ritroviamo Sans. Sto pensando, quanto sarebbe business avere questo telescopio. Ah, e sono normalmente 50.000 gold per usare questo telescopio premium. Ma, siccome io ti conosco, te lo faccio usare gratis. Che ne dici? Beh, per questa offerta. Vediamo cosa. No. No, aspetta, c'è qualcosa di nascosto. Per forza. Cioè, uno paga 50.000 gold. Preferisco andare qua. E ci troviamo il tizio. Ho spostato il mio negozio, cioè il mio banchetto, ma non ci sono ancora clienti. Hai parlato. Fortunatamente ho trovato una soluzione. Push cards, cioè, non so come tradurlo. Ogni volta che tu compri un ice cream, tu li metti in una scatola. Se hai tre carte, puoi avere un ice cream gratis. Credo che così avrò molti clienti, ma io ho lo spazio pieno. Devo dire ai miei amici di prendersi un gelato. Beh, qua fa già fresco, immagino. In questa caverna umida. Qua che c'è? Oh, ciao! È il povero gabbiano quello! Qua cosa abbiamo? Vieni qua. Perché è sempre meglio controllare. Eh sì, controllare se c'è un mostro. Non c'ho voglia, sapete. Qua, ok. Sono delle scarpette da ballo. Aspettate un attimo. Qua cosa posso? Posso buttare il bendaggio. Sì, tanto mi serve. E qua prendo le scarpette. Vediamo cosa fanno. Ah, sono d'attacco. Allora, ho buttato qualcosa per niente. Vabbè, andiamo avanti. Sono stato proprio deluso. Mi aspettavo qualcosa dell'offesa perché. Essendo le scarpe. Ciao, questo è Papyrus. Ti ricordi quando ti ho chiesto dei vestiti? Beh, l'amico che tu vorresti vedere, incontrare, la sua opinione è omicidiosa. Ma scommetto che tu lo sapevi già. E proprio per quello. Io le ho detto che cosa stai vestendo. Cioè un tutù polveroso. E dato che tu, io lo sapevo, ovviamente, dopo una domanda passus, tu hai ovviamente cambiato vestiti. Sei veramente intelligente. Quindi adesso io, tu sei salvo. Nessun più tradimento. Essere amici di tutti è facile. Io non mi sono cambiato i vestiti. Il bello è che il bendaggio l'ho anche mandato via. Aia, cacchio. Non c'ho voglia di combattere, andate via. Qua che cosa abbiamo? Niente qui. Ah, vabbè, era un bivio. Da due parti. E vabbè. Aaron, vabbè, sappiamo già come funziona. Che tira ste gocce, devi flettere i tuoi muscoli. Oddio, questo attacco però l'altra volta non l'avevo fatto. Oh, oddio. Adesso se ne va via, esatto. Il punto è che è facile da battere e ti dà un botto di gold. E qua cosa abbiamo? Ma tu fai paura. Ciao. Ho visto che tu eri qui. Io sono Onion-san, Cipolla-san.
È bello conoscerti. Ti hanno mai detto che sei orribile? Tu stai visitando Waterfall? Eh? È veramente bello qui, eh? Tu lo adori? Sembra Topolino. Sì, anch'io. È il mio big preferito. Ah, e poi l'acqua è poco profonda qui. Mi posso sedere solo tutto il tempo, ma. Ehi! Va bene. Poi, meglio non vivere in un acquario. Come tutti i miei amici, sta sorridendo mentre pensa ai suoi amici imprigionati. Che cattivo. E l'acquario è poi è sempre pieno, quindi anche se volessi è a posto. Sai, andai ne aggiusterà tutto. E io andrò a vivere fuori da qui e andrò nell'oceano. È difficile pensare. Ehi, questa è la fine della stanza. Ci vedremo a un buon momento a Waterfall. Ma non ci siamo già a Waterfall. Che Waterfall tecnicamente vuol dire cascata poi. Ah, eccoci qua. E qua. Cosa posso fare? Sorrido. Fa canti. Ah, ok. Siresimissimi. Ah! Oh, sta cantando. Ok. Allora, posso già risparmiare, a posto. Molto easy. Qua cosa abbiamo? Una pianola. Sono 8 note, vanno bene. Ok, devo premere enter. Niente. Ha detto 8 note. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Sì. Niente. Perché mi sa che questo muro. Niente. Scrivete nei commenti se sapete la password per questo piano. Perché. Cioè, guardate. Posso fare. No, niente. Sono 8 note. Scrivete nei commenti se sapete la risposta. Qua cos'è? È una statua. Ed è. Asciutta. Non ci credo io. Dice le bugie. Ombrelli? Sì. Ho preso un ombrello. Andiamo. Però figo il riflesso. Yo! Hai un ombrello! Fighissimo! Andiamo. Tu sei rimasto qui. Adesso io sono il tuo autobus. Mannaggia te. Mamma mia. Andaina è veramente. Una figata. Lei batte tutti i cattivi e non perde mai. Se io fossi un umano, sarei. Avrei lasciato il letto bagnato ogni notte. Sapendo che lei mi avrebbe battuto. Ah ah! Come ti permetti a dirlo davanti a un vero umano? Si vede che sei un mostro. Quindi una volta. Noi avevamo un progetto a scuola dove. Ci dovevamo prendere cura dei fiori. E il re lo doveva chiamare Mr. Remur, molto odiato a donare i suoi fiori. E lui è andato a scuola a insegnare alla classe sulla responsabilità. Mi ha fatto pensare. Oh, ma quanto figo sarebbe se Andaina fosse a scuola? Lei potrebbe battere tutti i maestri. Beh, per questo sarebbe figo. Magari non farebbe male ai maestri. Lei è troppo brava per fare del male delle innocenti, persone innocenti. Beh, allora, dipende. Se ti bombardo di compiti innocenti non lo vedo. Per il castello, figlio. No, non mi dire che è vero. Posso ballare? Guardate, tunz, 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 tunz. Ok, cringe. Però figo il castello. Ok, qua dovrei mettere l'ombrello a posto. E qua? Adesso come faccio? Oh, è troppo alto questo passo. Oh, tu vuoi vedere Andaina, giusto? Vai sulle mie spalle. No, 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 non quello devo fare. Ah, ok, questo. Non era l'altra cosa. Tu vai avanti. Non ti preoccuparne. Trovo sempre un modo per andare avanti.
Sì, e per solcherarmi. Ok, andiamo avanti. Oh, figo, l'effetto dell'ombra, mi. Non me lo sarei aspettato. Ok, è il gelatino, eh? No! Non mi dire, no! No, 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 scappa, 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 no, no. E dove passo? Ok, questo in teoria è più facile dell'altro. Qui. Oddio, no. Oh. No. Da quella parte. Ho preso un vicolo cieco. Andare in alto, magari conviene. Ok. No, qui anche niente. Dove cacchio passo? No. 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 Sto tornando indietro. Ma qua in teoria non ci sono andato. Dai. Oh. Oddio. Sì, qua non ci sono andato. Vai, è giusto, è giusto, è giusto, è giusta. Qui? No, non è qua sopra. Vai. Qui. Qui. Vai. Vai. No. Ancora più avanti, più avanti, più avanti, più avanti. Let's go. Corri. No. E adesso non posso andare avanti. Devo tornare indietro. Avrò. Non lo so. No, no. No, sono morto adesso. No. Sono morto, letteralmente. C'è stato un suono qua. Venire da. Che viene. Proviene da qua. Oh. Sei caduto. Stai bene? Forza, alzati. Dicevo, bre. Eh? È vero che il primo episodio la registrazione si era buggata e non avete più visto il video. Cioè, il nome. Comunque si diceva, bre. È un bellissimo nome. È logico. Il mio nome è. Michael Casley? Ho altri fiori che mi ha salvato. Ok. Va bene. Salvataggio. La cascata sembra cadere giù dalla caverna. E occasionalmente un pezzo di spazzatura ti va galleggia addosso. E cade nell'abisso sotto. Vedere questo ciclo infinito di infinita spazzatura ti riempie di determinazione. Non so come sia possibile. Cosa c'è qua? Un altro fantoccio. È quello di prima? Sembra un altro fantoccio. Sì. Dai un piccolo pugnito al fantoccio. Ti senti triste, male. Che è? Oh, cretino! Pensai di potermi fare male? Io sono un fantasma che vive in un fantoccio. Il mio cugino viveva in un fantoccio anche lui. Finché tu sei arrivato? Tu gli hai parlato e lui ha pensato di avere una bella conversazione. Ma le cose che hai detto, orribili, scioccanti, incredibili. Io non ho detto niente, mi ha detto Tori di parlargli. Se no io non l'avrei manco guardato. Si è spaventato fino all'altra parte è uscito fino dall'altra parte del fantoccio. Umano, adesso io spavento la tua anima fuori dal tuo corpo. È una boss fight? No, aspetta. Cosa devo fare? Agisci? Gli parlo anche lui. Tu parli al fantoccio. Non è molto la conversazione. Nessuno è felice per. Futile, futile? Cosa vuol dire futile? Cosa mi sta dicendo? Poi non so manco io quello che ha detto. Non potevo scegliere. È il mio personaggio che parla, non io. Ah, fantocci! Guardate dove.
mirate con quei attacchi magici. Ehi, tu. Dimenticati di quello che ho detto della magia. Bro. Io ti sconfiggerò e prenderò la tua anima. Oh, però tipo un remix della musica di Napsabluk. Sta boss fight. Ma aspetta. Fantaso. È Napsabluk quello. No. Non me lo sarei mai aspettato. E poi in teoria Napsabluk l'abbiamo trovato dopo il fantoccio. Sì. Quindi è uscito lì e mi ha preso la vendetta. Si è preso la vendetta. Sarò fuori nel finestrino di un bellissimo negozio. Oh, no, no. Ok, aspetta. Mangio qualcosa. Un ice cream. E così tutto quel che voglio sarà mio. Oddio. È veramente pazzo sto fantoccio. Però non me l'aspettavo da Napsabluk. Cioè, lui era amichevole. Sì, credo che dovrò vendicare il mio cugino. Oh, vai. Credo che questo sia l'unico modo. Posso ucciderlo, ho paura di ucciderlo. Nel caso posso non fare un salvataggio. Ehi, ragazzi! Non posso fare così. Sì. Fantocci, fantocci, fantocci! Vi ricordate quello che ho detto di non spararmi? Beh. Falliti, siete licenziati e voi sarete tutti rimpiazzati. È pazzo, è letteralmente. Ora vedrai il mio vero potere. Fidarsi della gente che non è spazzatura. E tu non è che sia diverso, cioè. Dammi bots, missili magici. No, sono in seguimento, ma è più semplice. Ho parlato. Riprovate. Mi avete colpito una volta, non mi avete colpito. Ah, ok, per fortuna. Sennò qua mi sarei arrabbiato, Fantocci, robot, voi siete. Fate schifo! No, 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 no. Allora, oh, let's go, vai. Ma sono anche più facili. Attacco finale. Oh, oddio, no. Aia. Oh. Oddio. No. Non ci credo. Questi sono anche peggio degli altri. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Chi se ne frega? Non mi servono gli amici. Io i coltelli. No. Psych. Io non ho più coltelli. Ma chi se ne frega? Tu non puoi farmi male. Io non posso fare male a te. Tu sarai incastrato lì a combattere contro di me. Per sempre. Per sempre. Per sempre. E no, è diventato pazzo, guardate la risata. No. Oh, no. Che cos'è? Una cascata? Che cos'è questo? Spiaggia acida? Oh, chi se ne... Io me ne vado. Ciao. No, Napsabluk! Non era lui! Scusa, ti ho interrotto, giusto? Quando sono arrivato, il tuo amico se n'è andato. Oh, no. Credo che tu, voi due vi stavate divertendo. No, io volevo solo dire ciao. No. Ma povero Napsabluk, no, mi ha salvato la vita. Beh, vado a casa. Oh, sentiti libero di venire quando vuoi. Ma non ho pressione. Perché, capisco, se sei occupato, va bene. Non ti preoccupare. Te l'ho solo detto come un'offerta. Ma povero Napsabluk, si è offeso. Perché il mio personaggio non sa parlare? E casa mia è lì sopra. Nel caso tu la voglia vedere, o nel caso tu non vuoi. Ragazzi, direi che per oggi sia tutto. Spero tantissimo che questo episodio vi sia piaciuto. E vi sia piaciuto anche quel fantoccio lì, perché era divertente. E beh, un attimo mi sembrava Squidward questo. Detto questo, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio.